scongela. Vediamo se c'è roba decente almeno. Madonna che curve pericolose, oh. Non tanto se cadi, se vai dritto muori perché vai giù. Però vabbè, dettagli. Oh cazzo, questi qua funzionano, mi sa, puttana. Nel dubbio 53 km orari. No ragazzi, non posso tenere aperta la visiera perché mi è appena passata la febbre. E sinceramente non vorrei riprendere un'altra volta. Qua si inizia a salire ragazzi, quindi la mia moto non andrà avanti perché si scarbura come Gesù. E niente, spero ci sia un bar perché, ah no, c'è la bellissima brioche dentro lo zaino. Allora, io il dirt rally ce l'ho, non riesco a fare più di due curve senza uscire, quindi posso tranquillamente farlo nella vita vera. Cosa? Ah, non l'avevo vista, ci sono le sgommate delle auto sul pavimento chiamato asfalto. Vuol dire che hanno già provato. Ci sono 350 motard enduro dietro di noi. Se riescono a superare bene, io non ci riesco, andate. Prego, prego, vi lascio passare. E dubito siano tutto 100-125. Quello a due scariche sarà un cilindrico, non lo so. Io non supero perché so come funziona. Ok, una l'abbiamo superata. Ne mancano 6.000. Porca la valvola FAP, vedi di metterla a posto, Dio buono. Porco, devo scalare tre marce per andare avanti con questa moto. Qua si sono accampati per vedere le auto che arriveranno. E poi si lamentano del due tempi e lo tolgono. Però ste macchine di merda le tengono, il diesel bastardo. Mi fa pure schifo superarla perché devo morire per superare sta cosa. Se sto dietro muoio, se la supero muoio perché arriva l'altra macchina, quindi sono un po' fregato. Va, va, guarda te, dimmi te. Cazzo, vai, moto, vai. Non va, non va, guardate, non va. Non posso fare niente, non va. Ragazzi, ho due tempi. Ci ha scarburato dove abito io, figurati salire qua. Almeno quello l'abbiamo superato. Ne mancano altre due per recuperare l'altro tizio con motardo, che evidentemente riesce a muoversi più facilmente di me. Ragazzi, la mia moto non si muove. Mi chiudo la visiera. E la chicane. Madonna, che figata di... Ma questa qua la volevo fare anch'io. Però sembra l'esame della patente, sembra. Io non posso superare. Appena accelero non va. Non posso superare. Guardate, guardate. Schifezza pazzesca. Si congela tantissimo. Chiudo la visiera, arrivederci. Sorgendo il dubbio che in realtà non posso star qui, non vedo nessuno. Non ho capito dove sono andati quei due là che mi hanno dato merda superando le macchine.
Come ci arrivo lì, scusa? Mi sono fatto tutto quanto con 10 gradi ci saranno, vabbè, volo giù, guarda. Oh, io non mi fido di lasciarlo così. Mi sono fatto tutto da qua fino a 5 km senza un'anima, con la nebbia, da solo. Però c'era la gente che mi guarda. Ma c'era la gara che faceva il fumo con le macchine. Ma io non ho capito. Salita, 130 kg adesso, vediamo. Oddio. Ho già capito, la devo accendere, dai. Per te è anche facile, per la mia no. Allora, se vedi che la mia è così, no? Se adesso giro, la ruota va giù e va giù anche la moto e io. Quindi dovete, tipo, questa cosa la voglio riprendere perché probabilmente volerò giù in una maniera fantastica. Aia, aia. Ok, adesso si accende. Ah, guarda, non ce la fa. Sì, ma dai, come c***o ci entro qua? Venite a tenermi perché se cado mi incazzo. Non c'è molto da fare qui. Ho sbagliato moto per venire qua, mi so. Sposta la tua. Ma è lì che arrivo e muoio. Non si può sprecare mezz'ora della mia vita per parcheggiare una moto, dai. Allora. Proviamo. Madonna la frizione quanto la butto. Ma non so se riesce a stare su lì, sta quello in piedi, lì. Eh? Stanno in piedi, ma secondo me se la metti lì non c'è. Ah, l'ha fatto un po'. Allora, il rally non è finito, però noi ce ne andiamo perché dura fino alle 7. Poi fa buio. Allora adesso se mi incazzo, guarda che Madonna, enduro non va. Non ho idea di quanto sto sudando. Puttana bastarda. Abbiamo dietro le auto da rally che scendono insieme a noi. Che belle moto. Che bella. GSX. Siamo ufficialmente scesi, iniziati a scendere. Ora, come sapete, tiro giù la visiera che si congela e aspetto che si scarica la batteria. Perché sennò mi riprendo la febbre una volta. Che figata. Se no sono Renault Clio. Siamo circondati da auto da rally. Non ci credo che stiamo veramente andando con delle auto da rally, cara. Se qua ci umiliano ma in una maniera. Poi garelliamoci, la mia moto non va, con questo tempo non va. Abbiamo un'auto da rally dietro e adesso faremo passare. Quando lo fai con le auto normali, ok. Quando te lo fa un pilota da rally, abbasso la testa e faccio finta di non essere vinta. Che cos'è? Non ho capito. Non ho capito. Ma dobbiamo pagare? Non ho capito io. Quant'è che è? E la Madonna. Vabbè, va bene. Ok. Posso parcheggiarmi là per prendere? Ok. Quant'è, scusi? Ok. Le macchine qua. Ah già. Molto bene. Aspetta che non ho allacciato un carro. Ma da quando è che c'è sta cosa? Se non era la strada della Madonna. Eh? Ma qua ci eravamo già venuti, no? Sì. E allora? Ma 7 euro parte adesso. Ma neanche l'autostrada costa 7 euro. Appunto. Ma cos'è?
Ma poi non abbiamo neanche scelta. Ci piscio su è meglio. 7 euro. Porco 7 euro. 7 euro di 7 euro. Guarda, porco 7 euro. Neanche dici 2, 1. 7. Porco. Guarda, va, io boh. Dio, quanto ce l'ha messa nel culo. C'ho il culo più largo di 6 cm dopo questa giornata. Ce l'hanno messa nel culo un abbondante vaselino. 7 euro. E le macchine anche 10. Cioè, porco, guarda, guarda che vergogna, Dio. Adesso mi informo, cerco su internet. È esilarante. Io posso, ragazzi, non passate. Cioè, dimmi te, io posso. Sembra ovvio che i 7 euro sono per pagarsi il rally, dai, è ovvio. Posso inventarsi sta stronzata della strada? Si inventavano la di prezzo d'ingresso, il biglietto per guardarsi il rally, guarda, piuttosto era meglio. Per la strada che hanno preso un cemento, l'hanno preso e l'hanno sbattuto qua, e poi è asfalto. Cioè, boh. Gli dovevo dire, posso andare a parcheggiare là? E scappavo, porco. Cioè, dimmi. 7 euro! 7 euro piuttosto glieli do a quelli che mi inculano. Almeno lo so che mi inculano, qua invece pensavo dire, vabbè, l'avrà rifatta la strada. Un paio di palle fresche l'ha rifatta. Una merda di quelle potenti questa, eh. Voglio vedere quei 7 euro che gli ho dato. Porco dio, che c***o ne fanno. Strada a pagamento! E poi eri pure obbligato anche l'altra salita, l'altra montagna, no? Facevi il rally, quindi ora quello, ora quello. Io, guarda che strada di merda, guarda, oh, guarda, guarda, guarda. 7 euro? 7 euro? Di merda, se prendo un pezzo di una carriola, dicevi, lo butto lì uguale. Adesso casa mia, ma che cos'è lo portare a casa mia? Cioè, ma non è che dici 2 euro, 7! 7 per quella merda! 7 euro! Questa è una bella strada, no, così! Ma da quando c'è sta stronzata? Ma secondo te non l'hanno fatto apposta per il rally? Ma sicuro che cioè, non c'è mai stato, adesso c'è il rally, l'hanno fatto, guarda un po'. Che vita di me. Sempre nel culo dobbiamo prenderla però, Dio buono. Ragazzi, io sono un bersaglio per i culi, chiunque può aprirmi il culo. Se gli dicevo non ce li ho, che cosa facevo? Gli dicevo mi dispiace, non ce li ho, rimango a piedi perché c'ho solo 10 euro per la benzina, come facciamo? Magari mi diceva non me ne frega un cazzo, però magari mi diceva anche vabbè dai, fosse una bella strada, porca. Guarda, 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 guarda. La distresa, ok. Per me è una puttanata quella roba lì. Io te lo dico, per me è una puttanata, basta. La strada l'avranno fatta con 7 euro. E vogliono farmi pagare il 7 euro a me. Me lo segno, il motorone non ci andrò mai più. È una merda. Guarda, guarda, Dio. Guarda, Dio. Un po'. Costa meno per le moto, perché se già rimani in vita è tanto. Ah, per l'amor di Dio benedetto, carrozza, madonna, vabbè, vaffanculo, la vita di merda. Più passa il tempo più voglio cambiare paese. Guarda, bello, 7
7 euro, cioè, 7 euro è bella, bella 7 euro. Guarda, stavo per morire in questo esatto momento. Ho 7 euro, 7 euro. Uff, ma va, 7 euro. La Salerno-Reggio Calabria non costa così, però vabbè. Ma perché costa 7 euro? Cioè io non ho parole, boh. Bene, possiamo andare, adesso tiro come un cane perché mi sono rotto il c***o.